Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi do dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quello stesso momento Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo vorrà rivelare. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato un Vangelo che possiamo definire il Vangelo della gioia. La gioia dei discepoli, i 72 tornarono pieni di gioia, e la gioia di Gesù. Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo. E dovendo parlare di San Giuseppe, mi sembra bello e giusto sottolineare come anche San Giuseppe deve aver avuto tante esperienze di gioia spirituale e morale nella sua vita. Pensiamo per esempio alla gioia di sapere dall'angelo in sogno che poteva sposare Maria senza problemi, perché la sua maternità era divina di origine. La gioia di vedere il bambino Gesù nato nella grotta di Betlemme, di poterlo tenere in braccio, cullarlo, fino poi a portarlo al Tempio e a dargli il nome. La gioia di poter tornare a Nazaret dopo l'esilio, quello esilio forzato in Egitto per colpa di Erode. La gioia di ritrovare Gesù nel Tempio, tra i dottori. La gioia di vedere Gesù crescere di sapienza, età e grazia nella sua bottega e di insegnargli il mestiere di falegname a Nazaret. La gioia poi di morire, assistito da Maria e Gesù. Ecco, certo, molte gioie di San Giuseppe vengono dopo tanti momenti di ansia, di paura, sono frutto un po' dei momenti di sacrificio, di rinuncia, di lavoro e di angoscia. Ma proprio per questo, queste gioie sono gioie vere, sono gioie profonde. E così devono essere le nostre gioie, non quelle di divertimento, quando tutto va bene. Sono gioie frutto di sacrifici, frutto di impegno, di lavoro, per esempio nell'esercizio del proprio dovere. Sono le soddisfazioni vere queste, le gioie giuste e buone. E dobbiamo sempre coltivare queste gioie. Tornando al Vangelo, analizziamo la gioia dei discepoli. Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. È la gioia di vedere che il bene vince il male. È la gioia di vedere e di operare il trionfo di Dio e del regno di Dio su Satana, sul regno del maligno, per la potenza del nome di Gesù, della persona quindi del Signore Gesù. I discepoli avevano sperimentato la sottomissione dei demoni a Gesù, e anche a loro, nel nome del Signore. I demoni sono angeli ribelli a Dio e per questa ribellione sono diventati veramente cattivi e violenti e immorali e viziosi. Riuscire a sottometterli vuol dire ridurli all'obbedienza, arrenderli, soggiogarli,
e così poi scacciarli, allontanarli, esorcizzarli dalle persone e dai luoghi. Di conseguenza le persone tornano buone, tornano morali, tornano giuste e virtuose, perché proprio liberate e guarite da questi demoni. Così la gioia si fa doppia, c'è la gioia per la cacciata, per la vittoria sui demoni, dei demoni, e c'è la gioia per il trionfo degli angeli nelle persone, gioia per la caduta del regno di Satana e gioia per la restaurazione del regno di Dio. Ecco, queste gioie spirituali devono essere anche le nostre gioie. Per queste gioie morali dobbiamo impegnarci anche noi. Molto spesso vediamo che in molte persone si risveglia lo spirito del male, entra dentro lo spirito ribelle, il demonio. Un demonio magari aggressivo, un demonio magari cattivo, immorale, ingiusto, egoista, violento, superbo. Quando noi diamo questi titoli a queste persone, noi in pratica colpiamo il demonio che è dentro di loro, che si è risvegliato in loro. Sono demoni che generano tristezza, che creano molte sofferenze, tolgono la gioia spirituale. Questi demoni vanno combattuti, vanno sottomessi, vanno allontanati nel nome del Signore. In un certo senso tutti noi dobbiamo essere esorcisti di noi stessi. Quando sentiamo questi sentimenti cattivi e negativi, dobbiamo dire nel nome di Gesù, esci da me, vattene via. Dobbiamo personificare questi nostri sentimenti negativi e cattivi come fossero il demonio. E lo sono anche tante volte il demonio. Quindi dobbiamo essere esorcisti su noi stessi, prima di tutto, quando vediamo che nella nostra mente, nel nostro cuore, nelle nostre opere, subentra, influisce, prevale qualche brutto spirito. Ma poi dobbiamo anche essere esorcisti anche sugli altri, sempre con la preghiera nel nome del Signore. Quando vediamo entrare in loro la ribellione a Dio, per esempio, oppure l'avversione a ciò che è sacro e santo, la opposizione alla legge di Dio, quando vediamo entrare in loro e manifestarsi in loro la bestemmia, l'insulto, l'odio, l'ostilità contro il regno di Dio, il rifiuto della preghiera, per esempio, della pratica religiosa, della fede, la rivolta verso tutto ciò che è buono, giusto e morale, il ribaltamento della dottrina e della verità, della legge di Dio e del Vangelo. È una specie di bipolarità che lascia meravigliati, lascia tante volte sconcertati. Come una persona era così buona, improvvisamente diventa un demonio, cattiva. Ecco, persone buone che diventano immorali come un fulmine a ciel sereno. Qui parla anche Gesù, vedevo Satana cadere come una folgore. È la folgore di Satana e del suo terza parte degli angeli che sono caduti dal cielo e che colpisce le persone, le devasta, le brucia, le incenerisce. Si rimane sconcertati di certi cambiamenti di personalità. Il cadere dal cielo è sicuramente la sconfitta dell'opera di Satana, è una sconfitta operata da San Michele Arcangelo e dai due terzi degli angeli buoni, ma è anche il segno dell'inizio di una invasione, di una aggressione sulla terra che si deve respingere, si deve combattere e scacciare proprio nel nome di Gesù. E quindi dobbiamo sempre pensare di essere un po' in guerra. Gesù è Dio che sottomette i demoni, è Dio che li domina, è Dio che li riduce all'obbedienza e poi è Dio che li sconfigge, li sbaraglia, li allontana e li caccia via. E questo dobbiamo, diciamo, affidarci al nome del Signore, a Gesù, proprio per questa vittoria importante in questa battaglia, in questa guerra, in quale dobbiamo sentirci sempre impegnati. Dobbiamo sempre avere
indosso spiritualmente la divisa del militare, del combattente, perché questi demoni non se ne stanno inerti, sono sempre allerta, sono sempre lì, pronti a saltarci addosso oppure ad aggredire qualche nostro caro, in tutti i sensi, a volte anche fisicamente. E dobbiamo quindi cercare di resistere e di combatterli proprio nel nome del Signore. In quest'opera di esorcismo spirituale dobbiamo tenere presente una cosa importante sia per noi stessi sia per gli altri, ed è il fatto che i demoni sono falsi, sono falsari per natura, fino a trasformare anche dei bravi ragazzi in ragazzi violenti, in ragazzi cattivi, in ragazzi malati. Gente sana improvvisamente si trova in gravi stati di sofferenza psichica o di anche malattia fisica. I demoni sono molto intelligenti e più delle volte costruiscono dei sofismi, dei cavilli, dei ragionamenti che sono capziosi, quasi dei slogan affascinanti, ma sono idee contraffatte e false, critiche sottili e artefatte che hanno lo scopo subdolo, ingannatore e ipocrita di negare la verità e la realtà, di demolire la giustizia, di affermare l'immoralità, le eresie, di rovinare la legalità e di avvallare la delinquenza, di giustificare la violenza, il furto, l'omicidio, eccetera, eccetera. Ecco, questa è tutta l'opera che fa il maligno. Con linguaggi sentimentalistici o sofistici, come si dice oggi, politicamente corretti, in realtà sono linguaggi, idee, filosofie errate, false e menzognere. Ecco, tornando al tema della gioia, vediamo come Gesù accetta la gioia dei discepoli per il bene che hanno operato, un bene soprattutto combattendo il male, vincendo i demoni, sottomettendo e scacciando questi demoni dalla gente, ma poi invita Gesù ad avere una gioia più alta, più grande, più spirituale, è quella dei nomi scritti in cielo. È la gioia del paradiso, è la gioia del cielo che si raggiunge e si conquista con il bene fatto, un bene che viene scritto in cielo, un bene voluto e realizzato, il bene legato, che può essere sicuramente legato e deve essere legato al nostro nome, cioè a quello che abbiamo fatto noi, al nostro impegno, alla nostra opera buona che porta il nostro nome, vuol dire che è stata realizzata e fatta proprio da noi. La gioia del bene fatto per ottenere il paradiso è la più grande, è più grande del male evitato per non finire all'inferno. San Giuseppe non ha mai scacciato demoni, anche se lo chiamiamo terrore dei demoni, e quindi è bene che lo invochiamo, soprattutto a difesa e aiuto da questi demoni, perché è molto potente San Giuseppe, ma comunque ha sempre fatto tanto bene. Il suo nome è scritto in cielo per tutte le opere buone fatte nella sua vita, nel suo lavoro, anche un atteggiamento di silenzio e di nascondimento. Ma Dio, che vede nel segreto, ha scritto il nome di San Giuseppe in cielo, niente meno che dopo il nome della Madonna. E quindi ci aiuti davvero ad avere anche noi il nostro nome scritto in paradiso per tanto bene che abbiamo fatto su questa terra.